Anni di relazione, state per andare a vivere insieme, ma vieni mollato di punto in bianco per un altro ragazzo perché, ops, le nostre direzioni di vita sono diverse, io voglio sfondare nel mondo del cinema mentre tu fai un normale lavoro d'ufficio e hai altre prospettive. Quante volte abbiamo sentito una frase del genere? Quanto la nostra stessa generazione è influenzata da idee del genere? E facciamo un passo indietro. Per sfuggire dalla distopica paura del futuro che affligge un po' tutti da svariato tempo a questa parte, siamo da sempre stati indottrinati a livello sociale a seguire un percorso di studi delineato, laurearci, trovare un lavoro e delle sicurezze, eccetera, le solite cose che si dicono, sicurezze che poi di base non esistono più. Ciò ha portato una parte di giovani a muoversi verso altre direzioni, sentirsi più liberi di dedicare i loro studi a qualcosa che veramente potesse piacergli, e quante volte abbiamo sentito la frase: vabbè, ho scelto cinema, tanto il lavoro e la pensione non li avrò lo stesso, tanto vale fare qualcosa che mi piace. O semplicemente farsi il culo per inventarsi o riuscire in un lavoro fuori dal comune. Da un lato è una cosa incredibile, basta fare un giro in qualunque principale metropoli italiana e incontreremo centinaia di migliaia di ventenni che fanno cortometraggi, musica, arte, scrivono o anche vogliono fare gli youtubers, eccetera, ma qui sorge la domanda più spontanea. Quanti sono davvero mossi dalla passione e quanti invece lo stanno facendo solamente perché hanno letteralmente paura di fare un lavoro considerato normale? Oh, frate, dai, con sto video che io in banca commissione ci voglio andare su che devo svoltare, metti il beat, dai. Ah, oh, sì, ce l'ho dentro. Ah, ce l'ho dentro. Ed ecco qui infatti Alessandro, un ragazzo a cui invece piace il suo lavoro d'ufficio, che ha un'enorme passione verso il cinema e la musica ma non vuole farne un lavoro, che fino a poco fa stava per andare a convivere con la ragazza che amava, ma all'improvviso tutto è crollato a pezzi. Ma scusa, ma a inizio video non stavi parlando in seconda persona? Hai ragione, scusa, sei terribilmente deluso dalla questione e non puoi fare a meno di notare quanto la tua ormai ex sia felicissima con questo nuovo ragazzo aspirante cineasta che si fa foto da regista. E quindi passeggiando per la tua caotica città ti fermi a pensare a quanto davvero lei fosse appassionata o quanto dovesse semplicemente aggrapparsi a qualcosa pur di non sentire più la passione per la vita stessa, anche perché tu in fondo sai come funziona questo mondo probabilmente molto più di lei. Per riuscire a realizzare il film dei tuoi sogni in Italia non devi scrivere l'idea che possa estasiare un produttore, ma che possa fargli vincere più facilmente i bandi per finanziare il tuo film, di cui poi prenderà gran parte dei soldi come producer fee e se li terrà, nemmeno gli importa davvero di come andrà il tuo film. Oppure, prendendo altri esempi, se vuoi fare davvero i soldi veri con la musica in Italia, sai che devi accontentare etichette, televisione e curatori delle playlist Spotify. Oh, calcola, ho trovato sta playlist su Spotify, gli dai 30 euro te fanno svoltà, oh, fammi numeroni. Se vuoi fare carriera sui social nel modo più facile e veloce, dovrai sempre più adattarti a ciò che la piattaforma richiede, tagliando il tuo watch time, le tue idee e soprattutto sperando di non finire in strada a chiedere che voto ti dai da 1 a 10. Anche perché, prendendo in considerazione la musica, ci sono tanti emergenti che fanno pop con varie influenze e non è che li vediamo in TV o in radio, non è così semplice. Vi porgo infatti un quesito al volo, prendendo in esempio una band pop punk alternative con un brano molto tendente al pop, si chiama Sunset Ray, e andate a commentare il loro video del brano Note Blu. In totale sincerità, mi raccomando, e rispondete al quesito: è meglio del pop che sentiamo in radio, oppure quanto è davvero difficile muovere un pop con queste influenze a livelli alti? Sono rotti in bianco, ma un altro drink e va giù. A volte è solo questione di come si sa spingere un prodotto, la qualità non c'entra. E soprattutto tu sai quanto per realizzare un qualcosa servano sacrifici ed impegno, lo sai più di tutti probabilmente. Comunque sai anche quanto la tua ex non sia minimamente pronta a sostenere tutto questo quando lo capirà. Da quanti artisti emergenti o amici che suonano sentiamo in continuazione dire adesso faccio il pezzo commerciale così svolto. Senza avere nemmeno idea di cosa significhi far funzionare un brano per il commercio, spesso non è nemmeno del tutto una questione di sound. O da quanti artisti invidiosi spesso sentiamo dire vabbè, allora per svoltare mi devo mettere a fare indie, gente non capisce la mia arte, quando in realtà non c'entra del tutto nemmeno quello. Nessuno comprende davvero che ci sono delle difficoltà, che raggiungere ogni obiettivo nella vita è difficile e che bisogna continuamente rischiare, o meglio, se lo dicono tutti, ma non capiscono davvero cosa significa. Tu, Alessandro, da questi finti artisti, sei visto come qualcuno che non ha avuto il coraggio di rischiare, e per carità, ce n'è sta di gente che pur di non rischiare si è ridotta a fare una vita che gli fa schifo, ma non è il tuo caso. Come glielo spieghi che ti piace il tuo lavoro e che stai bene con te stesso, che non vuoi vivere della tua arte, ma semplicemente goderne da appassionato? Ricordati che i veri artisti rispettano la gente che ha scelto di fare il tuo lavoro. L'importante è che tu sia felice e che te lo sia scelto davvero, o semplicemente che tu lo stia facendo per mantenerti e realizzare i tuoi prossimi obiettivi. Ogni lavoro in sé va rispettato e chi sa davvero cosa significa realizzarli i propri obiettivi sarà d'accordo con te, non importa cosa voglia fare nella vita. In conclusione, quando vedrai le persone che amavi allontanarti per vergogna di avere accanto qualcuno che fa un lavoro normale, pensa a quanto sono stressate, insicure, quanto soffriranno quando capiranno cosa significa davvero sacrificarsi, quando saranno 12 ore al giorno sui set 6 volte a settimana e forse lì cominceranno ad intuirlo. E quando prima o poi la tua ex tornerà, perché tornerà, falle una domanda: cos'è che ti fa avere paura di me? Le tue finte passioni o le tue insicurezze per cui hai deciso di trovare un altro ragazzo solo per apparire migliore agli occhi di chi, proprio come te, non riesce a sentirsi all'altezza degli altri? Sì, sono il tuo ultimo cazzo! Mamma, arrivo, volo come Peter Pan!
Così non troveremo mai un mutuo, non siamo solvibili per le banche, forse devi trovare un lavoro vero, così almeno sto a posto e aiuti la mia arte. Suppongo, credo così. Non so recitare, quindi dico le battute veloci, così sembra almeno divertente, sennò sarebbe veramente scandaloso. Fine video. Grazie per aver guardato questo video, fatemi sapere la vostra nei commenti e raccontatemi le vostre esperienze, quanti finti artisti conoscete, chi è che secondo voi ha veramente delle passioni, chi pretende di averle solo perché ha paura, chi invece magari fa un lavoro normale ma infelice, chi è felicissimo, insomma è un argomento infinito e mi piacerebbe approfondirlo insieme. Ciao!